Cominciamo dunque con questo progetto di chiacchierata. Siamo nel giardino di casa tua, in un bel mattino di maggio, e vogliamo discutere insieme di una serie di punti che riflettano la tua vita. Stiamo parlando con Boris Porena, classe 1927, romano. Che in un determinato momento della tua vita, 35 anni fa, decidi lasciare indietro una parte strettamente di alta cultura, insegnante di conservatorio, persona nei circoli culturali diciamo più sofisticati del momento, anche con dei collegamenti internazionali dovuto alla tua metà di storia tedesca. Che viene qui nella Savina e decide di cominciare a operare con l'aiuto di tua moglie, Paola Buchan, violoncellista, pittrice, e con l'aiuto di tutta una serie di persone che si aggregano attorno a te in un centro detto metaculturale e che cominciate a dare, diciamo, la schiena a quel mondo che ti ha tenuto e che ti ha ammantato fino a un determinato momento e cerchi di venire sul territorio, di agire sul territorio, di trovarti con delle persone semplici, di trovarti anziché nella città con macchine, cemento, rumori, musei, trovarti con pianti, alberi, uccelli che cinguettano e tutte queste cose qua e su quello costruire un progetto. Progetto che si sviluppa, progetto che si traduce in una opera estesa, tanto dal punto di vista musicale, composizione, come dal punto di vista scrittura, pensiero e anche azioni, progetti, incontri, interventi, pedagogia di combattimento, che quaglia in una serie di opere rilevanti, una delle quali, caratteristiche di questo secondo periodo, di questa seconda è sicuramente più importante parte della tua vita, è questo libro con questo curioso titolo, Ipotesi metaculturale, un'ipotesi per la composizione delle diversità, ossia per la sopravvivenza. L'idea era fare una chiacchierata sul tuo libro, probabilmente centrale in questo momento, senza con questo pregiudicare l'importanza di altri che commenteremo nel suo momento. IMC è rappresentato un punto di riferimento per tutta una serie di discussioni, anche di lavori pratici, direi soprattutto di lavori pratici. E mi piacerebbe farti una serie di domande sulle quali chiacchierare attorno a questo IMC. Chiede, mi dica e ci sarà La risposta. prima di obbligo, perché siamo legati sempre a cronologie e robe di questo genere, sarebbe chiederti come nasce IMC, come ti viene l'idea delle cose che sono qui dentro e con quale obiettivo. Ma mentre gli animali in genere nascono in un torno di tempo limitato, qualche ora almeno, IMC non ha una data di nascita. Si viene formando poco a poco, attraverso parecchi anni, tu mi domandi anni di che? Anni di lavoro pratico, di lavoro sostanzialmente didattico-pedagogico, lavoro a contatto con i bambini, con le maestre, eccetera. Così nasce un po' alla volta. Il problema è la teorizzazione di IMC per quel che vale. Non ho particolare interesse all'aspetto teorico, anche se è stato sviluppato con una certa diciamo, attenzione. Non mi ricordo che stavo dicendo. Sulla nascita di Ah, la IMC con i nascita, sì. bambini. Quindi la nascita si protrae per parecchi anni. Diciamo, la formulazione ce ne sono state parecchie. Quella che considero definitiva, anche perché non ho più nessuna voglia di occuparmi, è del 99. Ma il termine nasce invece intorno all'80-81, non saprei dire esattamente quando.
in alcune chiacchierate che abbiamo fatto qui al centro, anche con altri operatori che ormai non fanno più parte del centro, in particolare un certo Sandro Pamini, con cui eravamo molto in contatto. E nasce adesso, chi, non saprei dire se sia attribuito a lui il termine metaculturale, a me o a chi, non mi pare molto importante il problema. Menzioni il lavoro pratico svolto da maestri, maestre con bambini, ma il libro non è affatto limitato a questo. No, no, anzi forse nel libro, quello del 99, non si parla neppure di maestri, di bambini, di cose di questo genere. E difatti un conto è la formulazione più o meno teorico-filosofica del 99, un conto è la matrice operativa che invece coinvolge appunto maestri e bambini. Anche noi naturalmente, anzi si vuol dire noi in primo luogo, perché le maestre in genere non si occupano di questo tipo di cose, loro seguono un certo itinerario che loro è stato in qualche maniera suggerito, impresso dagli studi che hanno fatto e poi dalla pratica. Invece noi non avevamo né fatto studi sulla pedagogia, sulla didattica, e né avevamo una pratica, perché io personalmente i bambini non avevo mai visti in vita mia, che sono considerati essere inferiori. Invece poi mi sono accorto che è proprio il contrario. Però ci sono voluti degli anni, ecco, per capire queste semplici cose. Intendo. Senti, la seguente questione sulla quale vorrei sentirti è: il libro si dichiara come poco originale, come sì, pensiero già pensato, come una serie di contributi che possono essere trovati da qualsiasi parte. E comunque cristallizza in un libro, cristallizza in un apporto. Cosa pensi che ci sia di specifico in questo uscire, da fare un passo avanti e dire: ecco IMC, abbiamo qui un'ipotesi per comporre le diversità? Ma anche qui ripeterei quello che ho sempre pensato, che cioè né questo pensiero né forse alcun altro pensiero possa vantare dei meriti quanto a originalità. Tante volte capita di dire, ma non solo a me capita, tanti, che probabilmente tutto è stato già pensato e chissà quante volte. No, diciamo, la caratteristica è di aver assemblato alcuni fatti di pensiero che si trovano nel mondo, sono stati detti infinite volte da tanti. Per esempio il termine relativismo, no? Oggi è inflazionato addirittura. Dire che questa è un'ipotesi relativistica e svalutarla in partenza. Beh, sono tutte oggi relativistiche, no? Questa è una maniera forse non tanto particolare, è, diciamo, il luogo dove viene espressa che è particolare, cioè il luogo è quello, diciamo, pedagogico, il rapporto con l'essere umano ancora non acculturato o debolmente acculturato. Ecco, in quella zona lì IMC ha qualcosa da dire, indubbiamente. IMC significa ipotesi metaculturale. Il collegamento quindi ad altri pensieri lo faresti in modo specifico? O... Ma dovrei conoscere meglio gli altri pensieri. Una delle caratteristiche di questa attività, sia che la svolga io, sia che la svolgono i tanti collaboratori del centro, è di non partire da dei dati culturalmente assodati, quindi dal pensiero altrui, ma di ritrovare il pensiero altrui nella quotidianità, nelle esperienze che chiunque può fare. In questo senso io non sarei in grado di stabilire esattamente, diciamo, le influenze, i contatti con altri tipi di pensiero, antico, moderno che sia, non sarei in grado. Però qualcuno fosse interessato e divertito a fare una ricerca di questo genere, la ricerca si può fare naturalmente, perché beh, per esempio le poche cose che dico qualche volta è che già Protagora, quindi qualche anno fa, diceva che l'uomo è misura di tutte le cose. Beh, IMC non è che dice altro, per definitiva. Lo dice in una maniera diversa, con altri riferimenti, però sostanzialmente è quello. Quindi si pone senza pretese di... Non ha pretese, no, in nessun senso. Di apportare nulla di particolarmente dotto, ma se ho ben capito si pone a pari livello.
altri uomini hanno pensato, quindi noi pensiamo come chiunque può pensare, se ha l'occasione, se si trova in un contesto che glielo permette, e allora sono cose che chiunque può pensare. E per questo diciamo, anche perché noi questo stile di pensiero l'abbiamo desunto proprio dal lavoro con i bambini, con i maestri, che naturalmente non sono sempre dei filosofi, quindi che poi da questa esperienza nascono delle indicazioni che si riscontrano anche nei pensieri filosofici, vabbè, è un fatto, non di particolare rilevanza, mi sembra, ma potrebbe essere un argomento di studio per chi si diverte a farlo. Decisamente. Senti, scrivere un libro, cioè passare dall'esperienza di campo a scrivere una serie di pagine manoscritte, successivamente dattiloscritte, poi in bella e rilegate, significa scegliere un linguaggio. Giusto. Come avete scelto il linguaggio per parlare di MC? Che problemi ci sono stati o che opportunità? Questa è una domanda non facile da rispondere, perché diciamo va un po' rapportata anche alla mia personale evoluzione, diciamo. Io non provengo dal lavoro di base, cioè non è che ho cominciato a fare l'insegnante di ragazzini nelle scuole, no, vengo dalla cosiddetta cultura alta. Facevo e faccio tuttora, forse a tempo perso oggi, il compositore di musica. Quindi è un'attività che era collocata culturalmente in una zona alta. Cioè, quando intendo compositore di musica, non intendo compositore di musica commerciale, né di canzoni, niente. Anzi, qualche volta i ragazzi mi domandano: ah, sei compositore? Allora che canzone hai scritto? E dico, non ho mai scritto in vita mia una canzone, ma non ne ho mai sentita una, il che è un po' una butarda, ma non del tutto, nel senso che qualche volta apri la radio, anzi, comunque la apri o la televisione, senti sempre comunque solo canzoni. Io però non arrivo mai alla fine, mi annoio prima. E così, io provengo da un mondo, diciamo, altolocato, con la puzza sotto il naso, con la convinzione di essere la guida dell'umanità, eccetera. Da lì vengo. Poi per una serie di fatti che adesso è inutile divangare, cioè sarei io che divango, perché gli altri non sanno niente, e ho avuto una sorta di rivoluzione interna che mi ha portato da quel logo alto alle classi di elementari di paese, poi oltretutto, nemmeno di città. Quindi ai livelli così considerati bassi, no? Di cultura diffusa ma bassa, e ho trovati ricchissimi di informazione, più di quelli che prima frequentavo. Cioè, oggi preferisco parlare con un insegnante che naturalmente abbia interessi in questo campo, o anche con un bambino che sia un po' allenato al pensiero, anziché con un professore universitario, con cui in genere mi annoio, non sempre ovviamente, sono professori che non mi annoio mai, però molte volte sì. Quando mi espongono una teoria che magari io conosco, anche che non conosco, però sento che è una teoria chiusa che è stata formulata, tutto sommato mi interessa relativamente poco. Invece un bambino è imprevedibile, non so mai quello che mi dirà. Mi mette in mutande ogni volta che parla, un bambino vivace si intende. Ma non c'è bisogno che sia un bambino di famiglia colta o particolarmente dedito agli studi, no. Le cose più interessanti le ha trovate per esempio Paola a Roma, come si chiama il quartiere, non mi ricordo, cioè un quartiere periferico malfamato dove i ragazzini erano abituati a borseggiare la gente. Beh, dicono delle cose straordinarie. Curioso. Senti, una questione, perché questo è palese per chiunque si avvicina al vostro pensiero, questo interesse, questa rivalutazione delle manifestazioni del pensiero a qualsiasi livello, anzi si vede questa predilezione per i livelli cosiddetti popolari, di base, sì. Permettendoci la parola, e nel contempo
voi chiamate questo pacchetto di idee, lo chiamate ipotesi metaculturale, che paroline proprio di base, non sono. Come spiegheresti questo? È una grossa contraddizione, tu hai colto perfettamente, che per quello che mi riguarda deriva proprio da questa mia doppia vita, il prima e poi. In qualche maniera forse ho avuto l'ambizione, non so come chiamarla, di ricongiungere le esperienze che andavo facendo nei decenni passati a quelle che avevo fatto un tempo e quindi di alloggiare, diciamo, il nostro lavoro anche in ambito alto colto. E di qui, diciamo, lo sforzo che ho fatto e che continuo a fare di dare in un certo senso doppia vita, doppio diritto di vita al lavoro che si fa alla base, ma anche alloggiarlo anche in un mondo alto, di altre culture. Di qui anche il termine ipotesi, cioè abbastanza complesso. Forbito. Poi metaculturale addirittura è incomprensibile per chi non ci sia avvicinato a questo modo di pensare, a questo stile di pensiero. Crea infatti una terminologia, crea un linguaggio specifico. Crea poi un linguaggio specifico, infatti, che ha, diciamo, le caratteristiche di un linguaggio di un linguaggio alto colto, diciamo, no? Di cui costituenti però sono verificabili a livello di base. Per esempio prendiamo circuito autogenerativo, sembra una parola piuttosto complicata. Niente, è una chiacchierata fra persone che non si vestono i piedi continuamente, come fanno per esempio alla televisione, no? Uno parla addosso all'altro, non si riesce a capire nulla perché si litigano, ma non rispettando i tempi. Cioè, un conversare civile, con alcune altre caratteristiche che adesso sarebbe lungo citare, diventano un circuito autogenerativo. No, l'unica cosa che si può dire è che il termine autogenerativo significa che un circuito di questo genere produce qualche cosa, non ripete qualche cosa, lo produce, nel senso che ognuno ascolta l'altro, profitta di quello che l'altro ha detto e va avanti, non si oppone mai all'altro, mentre normalmente i dibattiti, che succede nel dibattito? Che uno sa sentire l'altro solo per poterlo contraddire, potergli obiettare, l'unico fine è quello. Qui invece no, qui è un fine sinergico, nel senso uno, diciamo, il pensiero tuo si congiunge al mio assieme ancora a quello di qualcun altro e insieme tentano di costruire un pensiero in qualche modo multiplo e aperto. Con questo siamo entrati nel terreno degli strumenti, nel terreno che a voi è tanto caro, dell'applicazione pratica. Già. Mi sapresti riassumere, al tuo modo di vedere, dopo questi decenni di esperienza, conseguenze pratiche della teoria che è scritta qui, di questa ipotesi metaculturale? Sì. Beh sì, uno, ne stiamo proprio parlando adesso, no? Questo circuito autogenerativo che di fatto non tanto mette a confronto, ma sfrutta la diversità dei nostri pensieri per, diciamo, a vantaggio del pensiero stesso. Nel momento in cui io riesco a decentrare me stesso, il mio pensiero, e mettermi nella mente di un altro, io non ho perso il mio, ho acquistato quello dell'altro, e lo stesso fa l'altro nei miei confronti. Diciamo, semplificando un po', è come se io potessi raddoppiare il mio pensiero nel pensiero di un altro, e così un terzo, un quarto, un quinto. Diciamo, e questo incontro di pensieri genera a suo modo un modello nuovo, che non è nessuno di quelli che abbiamo sentito. Difatti, normalmente, se si conduce bene uno di questi circuiti, in uscita tu non pensi esattamente come quando sei entrato, hai cambiato un po' il tuo pensiero, e così probabilmente anche gli altri. Ma questo è uno degli strumenti, no? Gli strumenti sono parecchi. Un altro è quello della... che anche lì ho usato un termine molto, molto profumato, diciamo, catabasi metaculturale, no? Non lo capisce nessuno, però ha un significato molto preciso, diciamo, riscontrabile.
non so se vogliamo interrompere un attimo, perché sennò diventa un po' lunga la mia esposizione. Possiamo, secondo me no, è interessante sentire, stiamo ascoltando di te questa sequenza di strumenti e sarebbe interessante sentire in due parole questa catavasi che secondo me non la si trova neanche nei dizionari. Quindi no, beh, un termine greco, spieghi tu? No? Significa discesa agli inferi, no? So, Ulisse, Enea, tutta gente che a un certo punto per ragioni X è andata a vedere cosa succede dall'altra parte. Per loro era piuttosto nell'interno della terra, oggi si pensa semmai a paradiso e cose di questo genere. Quell'epoca era tutto sottoterra. Quindi catabasi significa discesa, nient'altro. Metaculturale, cioè cercando di oltrepassare sempre i confini culturali di quello che uno sta dicendo. Noi quando parliamo ci serviamo di un linguaggio, questo linguaggio non è un dato di natura, sì, ce lo siamo costruito, quindi dietro ogni parola c'è il suo significato, che poi non è una cosa, diciamo, singola, il significato è determinato dalla frase, dal contesto, quindi qualcosa di molto labile. E chi è che regola questa labilità? La cultura. Io quando dico una frase e tu mi capisci, è perché partecipiamo della stessa cultura e ci capiamo. Ma questa cultura è costruita su altri elementi che a sua volta sono culturali, che se io mi viene in mente la logica, per esempio, la stessa struttura interna dei linguaggi, che sono tutti dei fatti culturali. Ecco, la discesa metaculturale è di rendersi conto quali sono i presupposti culturali di quello che io dico. Per esempio, io dico la parola cavallo, ma che presupposti culturali ha? Beh, intanto che ci sia una qualche cosa come una specie animale, no? Cavallo si distingue dall'elefante, ecco, questo è già un dato culturale, che noi sappiamo distinguere un cavallo da un elefante dipende perché abbiamo un concetto chiamato elefante e un concetto chiamato cavallo. Questi sono costrutti culturali. Il concetto cavallo potremmo vedere su che cosa si basa, che è il concetto di mammifero, che so io, o di animale, o di essere vivente, e questi sono a loro volta costrutti culturali. Insomma, una discesa che di fatto ti porta sempre più verso un basso, un ipotetico fondo di verità. Perché questa discesa non finisce mai. Ecco, IMC non è altro che dire questa discesa non finisce mai. Cioè, qualsiasi punto tu raggiungi è sempre culturale. Raggiungo l'idea di un essere infinito, Dio, è un costrutto culturale. Al di là di questo, penso che non possiamo andare. È quello che diceva Protagora, dicendo l'uomo è misura di tutte le cose, niente di strano, niente di diverso. È quello che più tardi Kant chiamerà fenomeno e noumeno irraggiungibile. Quindi non sapremo mai che cos'è, però conosciamo i fenomeni. Non è niente di nuovo. Solo che, diciamo, è democraticizzato questo concetto filosofico. Questa discesa che non finisce mai, sì, la si può capire, ma genera, ci lascia un po' intranquilli, perché anche una conversazione in giardino, al sole, diventa potenzialmente un'impresa della quale non uscirai mai. Questa perché è cominceremo... un'osservazione giustissima, non solo... Ma è un po' la base proprio di IMC, perché se non ci fosse, se noi effettivamente cadessimo in questo pozzo nero, che non si arriva mai alla fine, e certo ci troveremmo piuttosto male, poi non ci sarebbe possibile credere in nulla, non sarebbe possibile avere una scienza, una religione, ma l'ipotesi metaculturale non dice questo, non è relativismo, per usare un gioco, è relativismo assoluto. Cioè la frase famosa, tutto è relativo, che non è una frase relativa, è una frase assoluta. No? Non è questo. Perché? Perché nell'ipotesi metaculturale di questa discesa c'è un concetto, penso che anche questo non sia nuovo, perché è talmente intuitivo, il concetto dell'arresto. Io non ho, non, è assurdo che io quindi qualche volta mi mancano le parole. Non ha molto senso che io pretenda di arrivare al fondo delle cose, perché so che non ci arriverò.
Allora il punto è quando mi arresto, dove mi arresto. E lì l'arresto in questa catabasi metaculturale è sempre data dal progetto che io mi do. Io voglio capire le cose fino a un certo punto. Poi so che le cose si potrebbero capire in maniera molto più approfondita, ma a me basta per quello che devo fare. Devo cucinare un piatto di pasta asciutta, di spaghetti, e non c'è bisogno che io insegua il concetto di spaghetto fino al grano, alla macinazione, tutte queste cose qui. Guardo quanti minuti di cottura servono e mi fermo lì, ma so benissimo che potrei continuare l'analisi molto più a fondo, ma non lo faccio perché non mi serve. Ecco, questa idea molto, diciamo, utilitaristica del concetto di arresto mi sembra sia utile per non sprofondare in questo pozzo nero della ricerca della verità, con la V maiuscola. Hai menzionato una parola che, leggendo IMC, risulta molto di spicco, che la parola è il progetto. Sì, è una parola a cui, diciamo, l'abbiamo scoperta piuttosto presto. Io mi ricordo nel 79 facemmo dei corsi di base per insegnanti elementari e venne fuori questa parola. La parola ovviamente non è che sia particolarmente originale, no? Però l'attenzione sulla parola sì. E abbiamo visto che alla base di tutto, possiamo dire in senso assoluto, anche se relativizzato di MC, c'è il progetto. Cioè che cosa mi propongo di fare? Qual è il fine, qual è lo scopo? Quali sono i mezzi, no? Se io devo fare una gita in campagna, faccio un progetto e quindi vedo cosa devo portare, dove voglio andare, che mezzo userò, se la macchina, il treno, eccetera. Faccio un progetto e mi attengo a quel progetto finché non sopravvengono delle condizioni che mi fanno deviare da quel progetto. Quindi il progetto non è qualcosa di fisso, di fermo, è qualcosa di mobile, di trasformabile. Però le trasformazioni devono succedere sempre in seguito a un qualche impatto con l'esterno. Propongo di fare una gita, quel giorno diluvia, che facciamo? Andiamo al cinema, cambio progetto. No? Quindi i progetti non sono qualche cosa di fisso, qualche cosa di mutevole, qualche cosa che può verificarsi o anche no. Però è la base su cui noi uomini ci muoviamo. Anche un progetto di ricerca, oggi lo scienziato non pensa di arrivare al fondo delle cose, anzi probabilmente è abbastanza convinto che al fondo non ci si arriva, però fa un progetto che ha dei limiti e dentro questi limiti lui può raggiungere dei risultati, può non raggiungere. Però è un po' la base del nostro operare e in questo ci differenzia un po' dagli animali. Allora, tante volte mi sono domandato perché gli animali non progettano. No, è vero, progettano anche loro, solo che il nostro progetto è pilotabile dalla volontà, quello loro no, almeno in larga misura no. Io mi sono molto interessato al mondo degli insetti. Negli insetti i progetti sono strepitosi, bellissimi, solo che non sono a discrezione di chi li compie poi. Un'ape, per esempio, fa delle costruzioni bellissime, di una grande sapienza ingegneristica, ma non può intervenire su questo. Se delle condizioni domani sono avverse, l'ape muore, cioè muore tutta la società delle api, perché non ha la flessibilità che a noi permette la mente. Noi possiamo modificare, cambiare i progetti a nostra volontà e gli animali, almeno fino a un certo livello, non possono fare questo. Forse gli animali superiori sì, cosiddetti superiori sì, è da vedere se è un vantaggio veramente questa nostra flessibilità o non è piuttosto un pericolo, questo è un altro problema. Dei pericoli dobbiamo parlare certamente, ma prima di passare a quel punto centrale di MC, pericolo e sopravvivenza, volevo chiudere questa parte centrata sull'operatività. Sì. Osservavo che dici che
in IMC si concepisce un progetto, ma che quel progetto ha poco di teorico. Quel progetto richiede il contrasto con la realtà, sì. Richiede rimboccarsi le maniche, sì. E agire. E dal ritorno di questa azione prendere successive decisioni. Questo evidentemente vuol dire ostacoli, sì. Trovarsi ostacoli, trovarsi elementi non previsti. Certo. Mi sapresti dire in questo progetto, sì. Di grande portata che è stato concepire IMC, portarla nella pratica culturale di base, eccetera, quali sono gli ostacoli principali che hai trovato nella tua carriera? È curioso, gli ostacoli principali non stanno al solito nelle cose, ma nelle persone. Gli ostacoli principali, adesso forse è una parola non un po' avventata che voglio usare, ma sono di tipo politico. Cioè, il nostro lavoro ha una finalità pratica, un obiettivo, che può essere più o meno raggiunto, più o meno approcciato, diciamo, è quello di rendere il più possibile autonomo il pensiero. Cioè il momento in cui uno si abitua a relativizzare e arrestare la propria indagine relativistica, il pensiero diventa più autonomo, non ha più il peso di credere in un fondamento assoluto e sa destreggiarsi nel momento in cui si trova in una situazione non favorevole, perché appunto può ipotizzare, può progettare, modificare i progetti. Questi sono tutti i fatti di cui abbiamo cercato poi di sviluppare una tecnica, però adesso non è possibile parlarne naturalmente. Ora, tutto questo proposito, cioè di rendere l'essere umano più consapevole e quindi più autonomo nelle sue scelte, di non cadere nelle scelte obbligate, scelte fatte da altri, a cui tutti i conti uniformi, questa operazione che io sento, un'operazione tipicamente politica, non viene accettata in linea generale, salvo eccezioni naturalmente, in linea generale dall'establishment politico, sia di destra che di sinistra, non è che c'è una grossa differenza. Il momento in cui tu pensi con la testa tua, c'è quello che vorrebbe invece che tu pensassi con la sua, che non è d'accordo. Questo è il grande ostacolo che abbiamo incontrato. Un altro ostacolo, forse ancora più grave, è proprio l'inettitudine nostra, perché diciamo con questo ormai patrimonio notevole di esperienze e anche di teoria, non siamo stati capaci, e tuttora non siamo capaci, nemmeno di farla conoscere. È una cosa che è restata, in fin dei conti, poco più in là di questo giardino. Ecco. E quindi direi, il primo ostacolo è quello che è un'ipotesi un po' contropelo, ma penso che non va bene per nessuno, non va bene per la destra, per la sinistra, per la religione, per la laicità neppure, perché la laicità non la vediamo come un valore assoluto, è un valore che come tutti gli altri ha i suoi limiti, ha le sue, diciamo, le sue radici, ma non è, ecco, dove il verbo essere ha questo potere fondante che normalmente gli viene attribuito, no? Questo è vero. Con quei letti chiudono la bocca. Ecco, questo noi cerchiamo di evitarlo, che nessuno ci dica che le cose sono o non sono. E pensiamo noi, vediamo qual è la nostra posizione, quello che la situazione ci consiglia, eccetera. Ma questo, diciamo, questa elasticità, questa libertà del pensiero è scomoda per tutti. E questo è un po' probabilmente ciò che ci ha impedito. Però vorrei subito aggiungere, anche se poi la cosa avrebbe sviluppata, che è vero che è scomoda per tutti, ma probabilmente è l'unica cosa che oggi veramente serve se vogliamo sopravvivere. Questo un po', diciamo, non è chiaro il collegamento. Ci arriviamo. A sentirti queste poche parole sembra quindi un'ipotesi, con tutte le riserve sulle singole parole, un'ipotesi umanista, che valorizza l'uomo e il pensiero dell'uomo e che quindi è stata guardata con diffidenza da, sì, tutti coloro che vogliono invece controllare l'uomo. L'hai detto molto meglio di me, giusto? Proprio questo. Siamo favorevoli a un autocontrollo, no? Come anche il termine autogenerativo a proposito del circuito, no?
Cioè che il controllo, noi abbiamo uno strumento straordinario che non ho capito mai come si sia generato, che è il nostro cervello. Ma bisogna usarlo perché sia straordinario. Invece la cultura in linea generale lo blocca. Cioè la cultura ti dice come stanno le cose, ma il tuo cervello va molto al di là di come stanno le cose. Solo che non gli permettono di andare al di là. Quindi è un discorso, secondo me, sostanzialmente politico. Ma non di politica spiccio, di politica partitica, no. Però ripeto ancora, e forse poi ci ritorneremo ancora, è ciò che pensiamo in tanti, che ci permetterà domani di sopravvivere, almeno per qualche tempo, non penso tanto, non così. Ho colto questa tua insistenza, che è un altro elemento che attira l'attenzione quando si prende questo libro in mano. E mi piacerebbe chiudere questa chiacchierata con due domande relative al particolare sottotitolo di MC. Leggo qui che viene descritta come un'ipotesi per la composizione della diversità, ossia per la sopravvivenza. Qui ci sono due cose molto interessanti. La prima che ti vorrei chiedere è: composizione della diversità. Hai detto prima che tu arrivi da un'esperienza specificatamente musicale. Yes. E invece qui stai uscendo a un campo che di musicale non ha niente. Non ha niente, certo. Mi sapresti dire come componi? Sì. E come sei uscito dal pentagramma a... Eh sì, e qui devo... Sì, vabbè, intanto diciamo, il passaggio è dovuto a ragioni biografia che in questo momento non ci interessa. Certo, il termine composizione usato qui probabilmente deriva da questa esperienza che tuttora poi io continuo, non è che ho smesso di fare compositore. Quindi composizione di cose diverse sostanzialmente, mettere assieme, componere non significa mettere assieme. E di fatto l'ho trasferita questo concetto dall'ambito mio abituale del compositore a un ambito completamente diverso, che è quello sociologico, filosofico, epistemologico, come vogliamo chiamarlo, di IMC. Ecco, anche questo è stata una cosa di cui mi sono accorto un po' alla volta, e da qui è nato un altro dei concetti che noi utilizziamo, a cui stiamo dedicando un libro addirittura, il concetto di trasferibilità. Cioè ci sono alcuni nuclei concettuali che con opportuni cambiamenti, adattamenti, puoi riproporre in varie situazioni. La composizione la puoi avere in musica, la puoi avere in pittura, la puoi avere in letteratura, nell'arredamento di una casa, nell'allestimento di un pranzo e anche nella sopravvivenza, diciamo. Siccome siamo diversi e in genere questa diversità porta al fatto che noi ci ammazziamo a vicenda, siccome questo non è più uno sport tanto praticabile nel mondo che ha la bomba atomica a disposizione, e allora vediamo se troviamo qualche altra via. E la via è quella di comporre questa diversità senza eliminarla, anzi. La musica proprio mi insegna questo, che è possibile con la musica, diciamo, comporre discorsi diversi, ciascuno dei quali mantenga la sua caratteristica. Questo è, probabilmente si può fare anche in ambito, diciamo, genericamente culturale. Prenderei, dopo sentire queste parole tue, prenderei spunto per parlare della seconda parte, che ha addirittura un tono di allarme, di segnalazione di un pericolo. Descrivi IMC come un'ipotesi per la sopravvivenza. Sì. E ne parli con, immagino, con conoscenza di causa, perché ti sei occupato anche della natura come entomologo, come coleotteologo. Ma parli, evidentemente vai molto, molto al di là di quelle dimensioni, certo, puramente naturalistiche. Che rischi vedi per la sopravvivenza e che apporto pensi che questa IMC possa dare? Beh, i rischi per la sopravvivenza non c'è bisogno che li ricordo, ci stanno scritti su tutti i giornali, no? Tutti li sappiamo e facciamo di tutto per non evitare questi rischi. Tutti fumiamo, tutti andiamo in macchina, tutti consumiamo energia ad UFO, facciamo tutte le cose che sappiamo benissimo che non si possono più fare. Perché? Perché, vabbè, diciamo, appunto io dubito un po' del fatto di questa elasticità del pensiero umano,
che ci permette sempre di andare avanti. Quando poi, diciamo, andare avanti significa andare avanti in questo mondo, su questa terra. E la terra, il mondo, forse non hanno quella stessa duttilità che c'è il nostro cervello, e quindi non ci permette di fare certe cose. Non siamo sicurissimi di questo, può darsi che il mondo sia molto più elastico di quello che pensiamo, che noi possiamo sopravvivere anche tirandoci bombe H in testa, potrebbe essere, ma io preferirei di no, tutto sommato. Ecco. Siccome è proprio la diversità non digerita, non sentita come un valore positivo che determina questi pericoli, no? Se io dicessi, oh ma guarda, lui crede una cosa completamente diversa, ma che bellezza che non crede quello che credo io, no, ma vallo a dire a un cattolico, a un musulmano, a chiunque che abbia un'ideologia, una religione, lui vede il diverso come nemico, cioè c'è questa equazione assurda, diverso uguale nemico, e oggi essere nemico di qualcuno è pericolosissimo. Fino a 150 anni fa si poteva benissimo fare anche una guerra mondiale, vabbè, morivano 60 milioni di persone, ma rispetto ai 2 miliardi di allora non era poi una gran perdita. Oggi pare che le cose siano molto peggio, e allora bisogna trovare un'altra via d'uscita, che non è lo scontro, ma il confronto e la composizione delle diversità. Il problema tecnico qui è grossissimo, che la composizione non diventi omologazione, cioè tutti pensiamo la stessa cosa, facciamo la stessa cosa, cioè va mantenuta la diversità e nello stesso tempo va reinserita in un pensiero che l'accolga, e non è tanto semplice, il problema non è facile da risolvere e non è detto che noi lo risolveremo. È una sfida, si può dire. Senti, proprio per chiudere, abbiamo fatto un percorso che siamo passati dai maestri ai politici, ai filosofi naturalmente, abbiamo parlato dei musicisti, eccetera, abbiamo fatto un bel percorso, ma torniamo alla vita di tutti i giorni, in due parole, davanti a una persona tra virgolette normale, un commesso, un vigile urbano, un'infermiera, cosa secondo te li potrebbe apportare IMC alla loro vita di tutti i giorni, alla loro azione professionale, cittadina, familiare? Sì, qualcosa si può dire, anche perché diciamo in tanti anni abbiamo lavorato un po' con gruppi di persone di varissima estrazione, a cominciare dai bambini. I bambini, questo non lo diciamo noi, lo dicono i bambini stessi, che oggi molti dei bambini di allora, oggi hanno 40 anni, insomma. Si diventa più intelligenti, cioè esercitando un pensiero relativistico con arresto, cioè metaculturale in altre parole, si diventa più intelligenti. Questo l'ho osservato intanto su di me e su quelli che mi stanno vicino, e poi soprattutto sui ragazzini, qualche volta più di rado sulle maestre. Perché dico più di rado? Perché andando avanti, diciamo, la cultura sclerotizza sempre un po' di più il pensiero. Cioè tu sei arrivato a 50-60 anni, è difficile che il tuo pensiero sia ancora così elastico come può essere quando c'hai 3 o 4 anni. Però in qualche caso si riesce, per esempio nel caso mio, io pensavo come un rinoceronte fino a 45 anni, la consuetudine con il pensiero sorgivo di un bambino, anche di un insegnante, di un villico, chiamiamoli così. Io quando sono venuto a Cantalupo ho imparato che cos'è la politica, ma l'ho imparato dai locali, che parlavano un italiano improbabile, che non avevano nessuna cultura nel senso mio, e da loro ho imparato moltissimo. Però perché? Perché ero già in qualche maniera predisposto a quello che poi è stato tutto il seguito, a questo allargamento metaculturale. Io penso che qualsiasi persona, a qualsiasi livello, da piccolo a grande, se riesce a entrare in questa concezione di autonomia del pensiero, non può che ricavarne un vantaggio. Campa meglio, non so se guadagnerà più soldi, forse no, ma sicuramente campa meglio. Credo che l'hai descritto in modo notevole. Senti, potremmo iniziare un altro giro di grande portata oppure praticare l'arresto metaculturale? Secondo te cosa c'è? Io sarei, visto che anche lui ci sta riprendendo stando in piedi, sarei più favorevole all'arresto. Arresto sì, allora.
ho deciso di praticare l'arresto proprio all'inizio. Che è anche una possibilità. Sì. E questo è uno dei punti che ci collega direttamente alla pulizia. L'arresto. Ciao. Ecco lui, ma che telecchi. Che telecchi, che mordicchi. Sai quanto ha? 5 mesi. Sì. Proprio piccolo. Che mordicchi. Ci vuole di più. Ecco, in questo video l'intervistatore perde tutta la sua credibilità. Anche i paperocci piglia. Vieni qua, bello. No, non è per te. Guarda, 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 guarda. Ah, bellissimo il particolare, certo. Serviva il formicone. È illuminante. Stiamo parlando di entomologia. Ecco. Eh sì. Vabbè, sorridi? Passaggio dalla formica all'umano. Ecco. Si lascia prendere. 3 giorni fa non ti avvicinavi a 10 metri e scoppiava la fine del mondo. È già. È cambiato, guarda, proprio completamente. È diventato inseparabile.